Siamo all'interno del Palazzo Papale, nel piano terreno, che nel 2004 è stato destinato a contenere biblioteche e archivi della Diocesi di Viterbo. Quando si pensa alle biblioteche ecclesiastiche, si pensa soprattutto alla presenza di testi biblici, patristici, teologici, ma le biblioteche dei seminari nel passato erano l'equivalente delle biblioteche universitarie oggi, perché nei seminari erano l'unico luogo dove si potesse studiare prima dell'università. Nei seminari c'era una preparazione che introduceva all'università. Tra l'altro, l'origine di questa biblioteca è dovuta a un umanista viterbese, Latino Latini, che alla sua morte, siamo alla fine del Cinquecento, lasciò la sua biblioteca, che si componeva di oltre 600 volumi e alcuni volumi tra i più antichi, anche alcuni volumi manoscritti, la lasciò al capitolo della Cattedrale di Viterbo. E Latino Latini, in pieno Rinascimento, era una figura di erudito che si occupava di tutto. Questo è un aspetto particolarmente interessante. La personalità degli uomini che hanno posseduto questi libri, perché nei libri molto spesso, i libri in quell'epoca costavano un sacco di soldi, quindi avere un libro significava avere un patrimonio, e chi aveva il libro lo teneva con particolare cura, quindi molto spesso normalmente ci scriveva la nota di possesso, cioè il nome e il cognome suo, in maniera tale che il libro, se fosse uscito da casa sua, potesse anche ritornare, ma molto spesso scriveva anche delle filastrocche o inventava delle poesie o delle formule attraverso le quali si capisce l'importanza che veniva data al libro, e quindi troviamo scritto: chi trova questo libro me lo restituisca, oppure questo libro è mio e mai deve uscire da casa mia, o altre formule che stavano a significare l'importanza che il proprietario del libro dava al testo che aveva tra le mani. Nell'archivio della Diocesi di Viterbo sono conservati fascicoli, e sono centinaia di fascicoli, che provengono dagli archivi delle parrocchie della città. Sono fascicoli che sono chiamati stati delle anime, ma in effetti dentro queste pagine non si parla delle anime, si parla delle persone. Sono di fatto i censimenti che venivano fatti ogni anno in ogni parrocchia nel periodo pasquale, e che dovevano servire ai parroci non solo per conoscere quante erano le persone che vivevano nella loro parrocchia, ma anche quante persone avevano assolto al precetto pasquale, cioè si erano comunicate e confessate durante quel periodo. La caratteristica delle biblioteche che abbiamo qui è che sono biblioteche universali, e quindi sono aperte alla curiosità di chiunque le voglia frequentare.